Negli Stati Uniti si è assistito a una moderata revisione al ribasso delle aspettative di crescita per il 2015. Questo è avvenuto dopo che è stato rilasciato il dato relativo al primo trimestre, che ha deluso in maniera significativa le attese e quindi ha portato a un profilo di crescita per tutto per l'anno in corso più basso rispetto a quello che ci si aspettava nei mesi precedenti. Le motivazioni di questa delusione del dato del primo trimestre sono ascrivibili a un dato sulle esportazioni, sulla bilancia commerciale molto contenute, quindi il rafforzamento del dollaro ha penalizzato le esportazioni americane e poi un altro fenomeno è stato la discesa del prezzo del petrolio ha determinato un calo negli investimenti, nelle attività estrattive nel territorio degli Stati Uniti. E questo quindi ha determinato un contributo degli investimenti decisamente inferiore alle recenti medie storiche. Bene invece la tenuta dei consumi, anche se va detto con un aumento del tasso di risparmio di circa un punto, si è avuto un rallentamento dei consumi nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Anche la Fed ha notato il rallentamento dell'economia americana, ma lo giudica di breve termine, di breve periodo e pensa che nei prossimi trimestri, il percorso di crescita del PIL statunitense continuerà a essere nelle vicinanze del 3%. Quindi lo scenario delineato dalla Banca Centrale Americana è di un momentaneo rallentamento e poi di un ritorno a un tasso di crescita giudicato accettabile, dai policymaker, statunitensi. Questo probabilmente vorrà dire che entro l'anno assisteremo al primo rialzo dei tassi negli Stati Uniti, dato che le condizioni che la Fed ha posto per procedere con questa manovra in senso restrittivo sono l'assenza di un ulteriore peggioramento nella dinamica inflazionistiche e la prosecuzione degli attuali trend sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'inflazione, il rialzo ultimo dei prezzi del petrolio e la dinamica salariale fanno sì che le aspettative della Fed vengano ragionevolmente verificate, mentre per quanto riguarda il proseguimento delle tendenze favorevoli sul mercato del lavoro, occorrerà vedere i dati di prossima pubblicazione. Se effettivamente consolideranno le tendenze degli ultimi mesi o se invece, come è accaduto nell'ultimissimo dato, vi sarà un trend più debole della creazione di nuovi posti di lavoro. Per quanto riguarda l'Europa, invece, non ci sono novità di rilievo, in quanto i dati sia di economia reale sia di fiducia degli imprenditori continuano a essere orientati alla ripresa. Le aspettative sul PIL, anzi, probabilmente sono state anche marginalmente riviste al rialzo, e questo quindi configura un quadro, direi, moderatamente positivo per le prospettive dell'area euro. Manca chiaramente una ripresa in maniera sostenuta dalla deflazione, però, un primo elemento, il rialzo dei prezzi del petrolio, fa sì che almeno l'inflazione headline non scenda ulteriormente in territorio negativo, ma avremo qualche contributo positivo, probabilmente. Dai prezzi energetici, visto appunto il rincaro delle materie prime su questo fronte. Per quanto riguarda il Giappone, la novità di maggior rilievo è la presa d'atto da parte della Banca del Giappone che lo scenario di ripresa dell'inflazione non si materializzerà in tempi brevi, probabilmente l'obiettivo del target del 2% di crescita anno su anno dei prezzi non verrà raggiunto quest'anno, ma verrà raggiunto il prossimo anno. Però al contempo la banca giapponese si è mostrata abbastanza rilassata circa la volontà di procedere con ulteriori stimoli quantitativi. Questo probabilmente perché le famiglie giapponesi stanno anche sperimentando non solo gli effetti positivi di uno yen più debole in termini di maggiori posti di lavoro e in termini di maggiori esportazioni, ma anche qualche effetto negativo, come appunto il rincaro dei beni importati. Se l'inflazione si muove al rialzo per un effetto di uno yen più debole, ma le dinamiche salariali rimangono tutto sommato contenute, ecco che i redditi reali delle famiglie giapponesi non ne traggono beneficio. Probabilmente questo tipo di dinamica sta rendendo più cauta la Banca Centrale Giapponese nel procedere con ulteriori stimoli quantitativi. Chiudiamo infine con i paesi emergenti, dove le tematiche all'ordine del giorno sono probabilmente ciò che sta accadendo in Cina, con la riduzione della riserva ufficiale da parte della Banca Centrale Cinese, come misura che intende sostenere i prestiti delle banche alle imprese, sostenerli però attraverso il canale ufficiale, quello ovvero del sistema bancario propriamente detto, e non dello shadow banking, cioè tutta una serie di strumenti, di veicoli di credito non
monitorati correttamente dalla Banca Centrale e che nel recente passato avevano ingenerato fenomeni di malinvestimento che poi erano sfociati anche in alcuni fallimenti. Quindi l'economia cinese continua a rallentare, ma le decisioni della Banca Centrale sono di una maggiore liquidità, volta appunto iniezione di maggior liquidità volta a contrastare questo rallentamento. Fino ad ora l'esperimento, diciamo, sta riuscendo, nel senso che il rallentamento cinese avviene ma è sempre marcato, tutto sommato contenuto, e quindi, diciamo, il fine tuning operato dai policy maker cinesi sta avendo finora gli effetti desiderati. Per quanto riguarda la situazione sugli altri paesi emergenti, nessuna novità di particolare rilievo. Le aree che più erano state penalizzate nei mesi scorsi continuano a evidenziare dei dati non confortanti, primo fra tutti il Brasile, dove lo scenario economico continua a essere depresso e non si vede una svolta imminente nel ciclo economico.